Gli smartphone ai bambini, eh? nella maggior parte dei casi in una domanda che ho fatto qualche giorno fa mi avete risposto no, non bisogna darli Ma siamo così sicuri? Perché smartphone non significa solamente social network, non significa TikTok, non significa videogame spara spara Significa anche conoscere il mondo Avere una connessione ad internet significa per esempio poter andare a cercare una parola che non si conosce Significa poter guardare un video come è successo a mio figlio piccolo per imparare a disegnare, ha imparato a disegnare bene con i pennarelli davanti al video, davanti a YouTube. Significa poter avere un oggetto in tasca connesso in grado di darti risposte sul mondo, in grado di insegnarti delle cose, in grado di comunicare. È vero che nel passato non era necessario comunicare. A distanza, perché eh, certe generazioni non l'hanno fatto, ma questo non significa che l'unica strada sia quella di giocare in mezzo all'erba eh, a rincorrersi col pallone. È bellissimo e sicuramente è una cosa che non può mancare nella vita di un bambino, ma non c'è solo quella. Così come non può mancare quello, non può mancare l'aria aperta, non possono mancare gli amichetti, non può ne mancare nemmeno una giusta cultura dell'utilizzo di un mezzo che fa parte e farà parte della sua vita per molti anni. Per cui attenzione, prima di vietare, prima di non dare lo smartphone, riflettete certamente anche sui vari pericoli, ma di questo ne abbiamo già parlato più volte. Si tratta di installare un parental control, di aiutarli ad usarlo correttamente. E io mi rendo conto che a volte molti genitori, non hanno la cultura, non sanno come fare, non sanno usarlo e hanno paura, ne vedono solo i lati negativi, ma dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo pensare che anche se noi genitori, eh, soprattutto quelli che arrivano da una generazione diversa, non hanno avuto l'opportunità di comprendere correttamente questi mezzi, non si può togliere ai nostri figli la possibilità di... Conoscere un mondo che oggi è il presente. Può non piacervi, ma è una grande responsabilità che vi prendete, perché domani i vostri figli potranno dirvi, potrebbero dirvi: guarda che nel mondo a 14 anni certi mezzi sono già parte della vita di molti ragazzi, perché io non ho potuto farlo. Eh, scrivere richiede tempo imparare a scrivere, così come richiede tempo imparare il linguaggio dei media e, e non glielo si può vietare. Tutti dimenticano, spesso perlomeno, tutti ho esagerato, ma quasi tutti nel, in un, alcuni sondaggi che ho fatto nei miei social network, il fatto che ad esempio attraverso uno smartphone si possono leggere dei contenuti, si possono leggere dei libri, si possono leggere le news. Io sono padre adesso di un ottenne e di un diciassettenne, di un novenne e diciassettenne e eh, hanno imparato a leggere le news sin da piccoli. Arrivano le notifiche. Uh, prima di non dare uno smartphone, riflettiamo su quello che può fare. Perché non è detto che possa solamente, che serva solamente a fare TikTok, a fare video stupidi, a usare i social network o a fare i giochini spara spara. Dietro c'è un grande mondo. E il fatto che noi eh, genitori non ne siamo come dire, a conoscenza o consapevoli non ci esime, non ci libera dalla responsabilità genitoriale che oggi nel 2021 ci dovrebbe come dire, obbligare anche a conoscere questi mezzi e aiutare i nostri figli a comprenderli. Io sono qui per aiutarvi, non sono qui per sgridarvi. Tant'è che è molto più facile... Dire sì, va bene, non date lo smartphone ai vostri figli, visto che la maggior parte dice così. Ed è anche, si apparirebbe anche più simpatici, voglio dire. Però non, ho, non me la sento. Mi sento di, uh, di dirvi questa cosa che magari è un po' impopolare per il bene dei vostri figli. Quindi dai, riflettiamo un po', io dopo tutto attraverso i miei mezzi, attraverso la televisione faccio l'impossibile per cercare di, di spiegare come, dire, come funziona questo mondo, per cui di cercare di tenervi vicini, di tenervi liberi dai pericoli, però non tenete i vostri figli nell'equivalente della campana di vetro di una volta, in questo caso nella campana di vetro che li tiene lontani dai mezzi digitali. Eh? I mezzi non sono necessariamente, non contengono solo cose negative, ma cose positive e soprattutto il mezzo, cioè lo strumento, non necessariamente rappresenta il bene o il male, dipende da come lo usi e da cosa ci fai sopra.